La vita nel Medioevo, tra il V secolo e il XV secolo, era dura. Molto prima della scoperta della penicillina, le persone accettavano che la morte sarebbe arrivata prima, piuttosto che dopo. Intorno al X e XI secolo, nel mezzo del periodo, i cambiamenti all'interno della società iniziarono a prendere slancio. Nel vicino Oriente e in tutta Europa, i tassi di natalità aumentavano e le popolazioni crescevano. Non solo c'è stato un aumento della migrazione tra i paesi, ma anche un movimento dalle aree rurali a quelle urbane. Le città diventavano metropoli mentre si espandevano per ospitare più persone, portando a problemi di sovraffollamento, povertà e sporcizia. Era un male che colpiva l'intera società medievale, sia ricchi che poveri. Le città, i paesi e persino le aree rurali erano sporchi. L'igiene e la salute pubblica erano completamente assenti e sarebbero passati anni prima che venissero scoperti batteri e antibiotici. La maggior parte delle case aveva pavimenti rivestiti di argilla bianca e giunchi che venivano cambiati occasionalmente, anche se lo strato inferiore di solito veniva lasciato intatto, a volte per diversi anni, nascondendo sputi, vomito, urina di cani e umani, residui di birra e avanzi di carne e pesce. E fuori non era molto meglio. Le strade erano fognature all'aperto. Escrementi, rifiuti e carcasse di animali venivano gettati nei fiumi, avvelenando l'acqua. Roditori portatori di malattie come ratti e topi prosperavano in questi ambienti, che erano condizioni perfette per la riproduzione dei batteri. L'infezione si diffondeva rapidamente e non c'erano inoculazioni contro di essa, nessuna cura e nessuna difesa contro la miseria che poteva infliggere alla popolazione del Regno Unito medievale. La malattia divenne il più grande nemico dell'uomo, perché era quasi impossibile evitarla. Viaggiamo indietro nel tempo e diamo un'occhiata ad alcune delle peggiori malattie da contrarre durante il Medioevo. Benvenuti alla follia medievale. Il fuoco di Sant'Antonio era una presenza costante durante il Medioevo. Conosciuto anche come ergotismo, è causato dall'ingestione di grano di segale contaminato, causando l'avvelenamento da ergot. Prende il nome dal monaco benedettino Sant'Antonio che offrì aiuto ai sofferenti. Il fuoco si riferisce alla sensazione di bruciore che le vittime sentivano nelle mani e nei piedi. Causato da una muffa che cresce sul grano di segale, l'ergotismo mostra due caratteristiche: gangrena nella tipologia cronica e convulsioni nella versione acuta della malattia. I sintomi includono crampi muscolari, insonnia, nausea, agitazione e piaghe. Una sensazione di bruciore è causata dalla restrizione del sangue alle estremità, così che nelle fasi successive si instaura la gangrena, causando prima le dita delle mani e dei piedi, e poi le mani e i piedi a cadere. Coloro che sono colpiti possono sembrare impazziti a causa di allucinazioni e convulsioni, e questo potrebbe spiegare le epidemie di danza che si sono verificate tra il XIV e il XVII secolo. Gli focolai della malattia si verificavano a ondate, e nel 994 d.C. un'epidemia in Francia causò la morte di tra 20.000 e 40.000 persone in tutto il paese. Poiché la Chiesa aveva dichiarato che la malattia era il risultato del peccato, molti collegavano i sintomi dell'ergotismo come un portale verso l'inferno. Se conservato male, il grano di segale può diventare umido e sviluppare il fungo, ma in quei tempi di povertà e fame, mangiare grano contaminato sembrava spesso un'alternativa migliore che morire di fame. A volte il grano sospetto veniva deliberatamente dato da mangiare ai prigionieri. Questo rendeva la loro urina molto acida e particolarmente utile per il processo di concia. I prigionieri alimentati con grano contaminato morivano infine di insufficienza renale. Negli anni successivi, gli storici hanno dibattuto se l'avvelenamento da ergot fosse responsabile delle allucinazioni delle giovani ragazze, le cui accuse hanno portato ai processi alle streghe di Salem e all'avvelenamento di massa a Ponte Santo Spirito negli anni 50. Ora, portando con sé uno stigma di sporcizia e decadenza, la lebbra era una delle malattie più famigerate del Medioevo. Divenne noto come la morte vivente,
ma molti credevano che la sofferenza dei lebbrosi fosse simile alla sofferenza di Cristo, e perché coloro che erano afflitti stavano sopportando il purgatorio sulla terra, che erano più vicini a Dio e sarebbero andati direttamente in paradiso quando morivano. La lebbra è causata da un batterio che entra nei polmoni. Di solito si contrae inalando goccioline quando una persona infetta ha tossito o starnutito. Una volta insediato nei polmoni, si diffonderà in altre parti del corpo. I batteri colpiscono le ossa del viso, in particolare l'area nasale, e l'infezione può danneggiare la pelle e gli occhi. Può anche alterare il sistema nervoso autonomo del corpo, causando ai malati la perdita della sensibilità. Qualsiasi danno subito alle dita delle mani e dei piedi può passare inosservato e diventare infetto e ulcerato. Una volta che la corruzione delle mani e dei piedi diventa stabilita, la cartilagine alla fine delle dita può iniziare ad essere assorbita dal corpo, quindi diventano sempre più corte e la pelle intorno a loro si contrae. La lebbra non è mortale, ma indebolisce drasticamente il sistema immunitario, così che il malato era più probabile morire da altre malattie, come la difterite o la tubercolosi. Ecco perché la lebbra è conosciuta come la morte vivente. Non ti uccide realmente. Infatti, potresti avere la malattia per anni e morire per altre complicazioni. Durante l'undicesimo secolo il problema della lebbra divenne così grande nelle città europee e nei dintorni che furono costruiti ospedali specializzati. Divennero noti come lebbrosari. La maggior parte dei malati era felice di essere curata in questi luoghi. Erano ben nutriti e avevano un cappellano che recitava preghiere per loro e li preparava alla morte. Molti vedevano la propria sofferenza come un modo per fare penitenza per i loro peccati, dandogli una migliore possibilità di entrare in paradiso. I lebbrosari erano spesso finanziati da ricchi nobili che volevano essere tenuti in alta considerazione per la loro filantropia. Era anche un modo per far pregare il clero per le loro anime. L'aspettativa di vita era molto bassa durante il Medioevo, e quindi la Chiesa offriva una visione realistica, ma positiva, di come avrebbe dovuto essere condotta una vita. Una buona vita e una confessione del peccato garantirebbero un posto in paradiso. Infatti, nel XIII secolo, il Quarto Concilio del Laterano affermava che prima che un medico potesse persino curare un paziente, questi doveva prima essere assolto da tutti i suoi peccati. Questo perché la malattia non poteva essere curata, a meno che Dio non perdonasse prima i peccati che l'avevano causata. Sembra che il vaiolo fosse diffuso in Asia dal primo secolo, ma furono i soldati che tornavano dalle crociate a diffondere la malattia in Europa durante l'undicesimo e il dodicesimo secolo. È una malattia infettiva che ora è stata eradicata a livello globale. Sebbene la malattia avesse un rischio di morte inferiore rispetto ad altre malattie medievali, era comunque devastante per i malati e aveva una mortalità del 30% con tassi ancora più alti tra i neonati. I sintomi iniziali includevano vomito e alta temperatura seguiti dallo sviluppo di ulcere in bocca e un'eruzione cutanea che copriva la pelle. In vari giorni l'eruzione si trasformò in vesciche piene di liquido. Le vesciche alla fine cadrebbero, lasciando cicatrici antiestetiche. Alcuni malati sono rimasti ciechi. Il vaiolo aveva molti nomi, come il mostro macchiato e la peste rossa. In seguito fu chiamato vaiolo per differenziarlo dalla malattia venerea sifilide, che divenne nota come la grande peste. Alcuni storici credono che la sifilide sia stata portata in Europa dal Nuovo Mondo dopo i viaggi di Colombo. Il primo focolaio registrato avvenne durante l'assedio di Napoli nel 1493, anche se potrebbe essere esistito prima di allora. A Napoli le truppe francesi furono le prime a soffrire della malattia, quindi gli italiani la chiamarono la malattia francese. I sofferenti avevano dolorose pustole verdi su tutto il corpo, dalla testa alle ginocchia. La carne cadrebbe dai loro volti. La minzione diventava così dolorosa che a volte veniva inserita una barra di metallo attraverso l'uretra e nella vescica. Alla fine la vittima diventerebbe pazza
e la morte si verificherebbe entro pochi mesi. La sifilide divenne un'epidemia, causando fino a 5 milioni di morti. Anche se, dopo circa 50 anni, i sintomi della sifilide sono diventati molto meno devastanti, questo ha reso meno facile riconoscere i portatori e ha aiutato la sua diffusione. La maggior parte delle persone che si ammalavano nel Medioevo venivano curate dalla propria famiglia fino a quando non miglioravano o morivano. I nobili benestanti potevano ingaggiare un medico personale per la loro cura. La conoscenza medica si basava su superstizione e alchimia. La maggior parte dei medici attribuiva malattie a squilibri degli umori. La salute, quindi, si basava sull'idea dei quattro umori: sangue, flemma, bile nera e bile gialla. Se questi quattro fossero fuori equilibrio, allora ciò causerebbe una malattia, quindi un medico avrebbe potuto controllare l'equilibrio umorale di un paziente controllando il loro polso o guardando la loro urina. I primi trattamenti per la sifilide includevano il bagno nel vino o nell'olio d'oliva, l'uso di lassativi o la salasso. Si pensava che la salasso e la cauterizzazione fossero un modo per bilanciare gli umori. Si pensava che la flebotomia fosse più precisa delle sanguisughe, anche se il loro uso era piuttosto comune. Incisioni specifiche potevano localizzare una vena meglio di una sanguisuga, quindi si usavano coltelli o bisturi per tagliare diverse vene a seconda della condizione del paziente. Nel Medioevo, la cauterizzazione veniva spesso utilizzata per fermare la perdita di sangue. Era comunemente usato nell'estrazione dei denti. Un coltello o un altro pezzo di metallo veniva riscaldato ad alta temperatura su un fuoco e poi applicato alla ferita. Questo avrebbe fatto coagulare rapidamente il sangue e fermato il sanguinamento, anche se spesso ci sarebbe stato un ampio danno ai tessuti durante la procedura. A volte, la cauterizzazione veniva utilizzata come trattamento per le malattie mentali. In quello che è considerato il primo caso di guerra biologica, le forze mongole catapultarono cadaveri infetti dalla peste nella stazione commerciale italiana di Kaffir alla fine del 1347, ha dato inizio alla pandemia più devastante nella storia dell'umanità. Nell'ottobre di quell'anno, 12 navi che trasportavano mercanti italiani dal Mar Nero attraccarono al porto siciliano di Messina. La maggior parte dei marinai era già morta. Quelli ancora vivi soffrivano, i loro corpi coperti di bubboni neri che trasudavano sangue e pus. Le navi della morte furono rapidamente rispedite al mare, ma era troppo tardi. La malattia veniva trasmessa dal morso di pulci e ratti infetti e veniva portata in giro per il globo su altre navi mercantili. Ovviamente, l'Europa medievale, con le sue città e paesi sovraffollati e insalubri, era il luogo perfetto per la moltiplicazione e la diffusione del batterio della peste. Il batterio, poi, iniziava ad attaccare i linfonodi nel corpo. Sotto la pelle apparirebbero lividi neri e si svilupperebbero gonfiori pieni di pus, chiamati bubboni sotto le ascelle, nel collo e nelle aree inguinali. Queste macchie nere hanno dato il nome all'infezione. Man mano che la malattia prendeva piede, altri sintomi includevano mancanza di respiro, febbre alta e la putrefazione della pelle. Presto il corpo perdeva il controllo della sua funzione muscolare e iniziava a spasimare incontrollabilmente. A questo poteva seguire un vomito continuo di sangue, insufficienza d'organo e coma. Era una morte lenta e tortuosa. È probabile che il 70% delle vittime sia morto entro 5 giorni dal contrarre la peste. Col passare del tempo, la malattia mutò, diventando un ceppo ora noto come peste polmonare, che colpiva i polmoni. Questo divenne aereo, causando la scomparsa di quella piccola possibilità di sopravvivenza che avevano. Il 100% di coloro che contrassero la forma polmonare della malattia morì. Nel corso di 5 anni, la peste nera ha ucciso oltre 200 milioni di persone. Questo è quasi un terzo della popolazione europea attuale. Solo il Regno Unito ha perso metà dei suoi abitanti. Una conseguenza che si è verificata dopo la peste nera è stata una notevole carenza di manodopera. E per quei contadini medievali che erano sopravvissuti,
c'è stato un notevole miglioramento del loro stipendio, condizioni di lavoro e standard di vita. Le tasse diminuirono e poiché c'era un'eccessiva offerta di beni, anche il loro prezzo calò. Nel corso degli anni, gli archeologi hanno scoperto diverse fosse comuni utilizzate per seppellire le vittime della peste nera. Un degno seppellimento individuale era molto apprezzato nella società medievale. Quindi questo dimostra solo quanto fossero impreparati quando si sono trovati di fronte al devastante numero di persone da seppellire e alla mancanza di chiunque fosse in grado di svolgere il compito. Sebbene ci siano ora antibiotici disponibili per trattare la peste, ci sono ancora tra 1.000 e 3.000 casi ogni anno in tutto il mondo. La peste nera non è stata l'unica malattia a creare devastazione durante il Medioevo. Anche il sudore inglese ha mietuto migliaia di vite. Proprio all'inizio del regno di Enrico VII, questa nuova malattia ha iniziato a diffondersi in tutto il Regno Unito. Potrebbe essere stato portato dalla Francia dall'esercito invasore di Enrico Tudor, ma non ci sono rapporti che abbia colpito le sue truppe o i mercenari. Tuttavia, solo 3 settimane dopo la battaglia di Bosworth Field, l'infezione ha iniziato a dilagare a Londra, uccidendo migliaia di persone e causando il panico. L'aspetto più spaventoso della malattia era la sua capacità di uccidere con tale velocità. C'erano diverse segnalazioni di persone che cadevano improvvisamente morte per strada. Iniziava con una febbre impetuosa, dolore al collo, alle spalle e agli arti. Poi c'era dolore addominale e vomito. Questo era seguito da una fase di sudorazione profusa. La morte è stata rapida dopo la mancanza di respiro, dolore al petto e palpitazioni. Stranamente, la malattia sembrava colpire particolarmente l'alta società inglese, soprattutto i giovani uomini ricchi. I neonati e gli anziani sembravano essere immuni, così come gli stranieri che vivevano in Regno Unito. Anche quelli in Scotland, Regno Unito e Irlanda non erano colpiti. Molti giovani inglesi fuggirono in questi paesi per evitare la malattia, ma morirono comunque lì. Ci sono state molte teorie su cosa abbia esattamente causato la sudorazione, tra cui l'influenza e l'antrace. La causa esatta dell'infezione e i motivi per cui ha agito in modo così strano è ancora un mistero. Il virus dal nome strano, malattia dell'acqua elfica, causava nei sofferenti lo sviluppo di macchie rosse pruriginose, febbre, unghie annerite, stanchezza e occhi lacrimosi. Si pensava fosse causato dalla stregoneria, sia da un incantesimo che da un pugnalata di strega. Nel X secolo una cura consisteva nel prendere un mix di 13 erbe, metterle in un recipiente e posizionarle sotto un altare. Dovevano essere cantate 9 messe sopra il contenitore di erbe, che poi dovevano essere bollite nel burro, grasso di pecora e sale. Una volta filtrato e scartate le erbe in un ruscello, l'unguento risultante dovrebbe essere spalmato sugli occhi, sulla fronte e su qualsiasi altra parte del corpo interessata. Un altro trattamento raccomandava l'ingestione di 12 diverse erbe e piante che erano state ammollate nella birra prima di cantare un particolare canto 3 volte per rimuovere la maledizione della strega. La causa di questa malattia è ancora un mistero. Possibili spiegazioni sono state il morbillo, la varicella e persino l'endocardite, che è un'infezione del cuore. Il male del re era un nome dato alla scrofola. È un tipo meno conosciuto di tubercolosi che colpisce i linfonodi del collo, causandone il gonfiore piuttosto che i polmoni. Il primo segno della scrofola era l'apparizione di un gonfiore persistente e indolore sul collo. La pelle sopra la crescita diventerebbe di colore viola. Man mano che la malattia progrediva, il gonfiore si rompeva e causava grandi piaghe aperte. Questo era accompagnato da febbre e stanchezza. Come la malattia dell'elfo d'acqua, questa malattia aveva alcuni trattamenti bizzarri. Si pensava fosse curabile con il tocco del re. Clovis di Francia fu il primo sovrano a cui si credeva fosse stato dato il dono di curare la malattia nel VI secolo.
Nel XIII secolo in Francia e nel XIV in Regno Unito era stata sviluppata una cerimonia. Il re Edoardo III usava un tocco, un tipo di medaglione che veniva dato ai sofferenti come una reliquia sacra. Durante il rituale originale, il re avrebbe lavato la carne malata del sofferente con acqua, ma Enrico Tudor interruppe questa pratica nel XV secolo. Invece, avrebbe semplicemente posato una mano sul suo soggetto, mentre un prete pregava per loro e dava loro il medaglione. Coloro che erano abbastanza sfortunati da non ricevere il miracoloso tocco di un monarca potevano cercare trattamento da un guaritore o un medico. Alcuni consigliavano un unguento fatto di mercurio. Fin dai tempi antichi era stato usato come cura per tutte le malattie come il tifo, la stitichezza, parassiti e sifilide. Aveva anche molti altri nomi, come cinabro o mercurio. Se assunto in forma di pillola, il mercurio causava sudorazione e vomito, reazioni che si pensava purificassero il corpo. Gli effetti collaterali variavano da mal di testa a difficoltà respiratorie e problemi di vista, ma spesso si pensava fossero causati dalla malattia stessa piuttosto che dal trattamento. Ora sappiamo quanto sia effettivamente velenoso il mercurio. Durante il Medioevo era quasi impossibile per la gente comune evitare le malattie e ciò influenzava gli atteggiamenti verso la vita e la morte. Ovviamente, le persone volevano vivere il più a lungo possibile ed evitare le malattie infettive. Fuggivano dalle epidemie quando potevano, ma erano abbastanza tolleranti nei confronti della morte. Morire era una parte molto importante della vita medievale. C'erano poche persone anziane in giro. La maggior parte dei bambini vedeva i loro genitori morire tra i 30 e i 40 anni e i nonni erano una rarità. La maggior parte delle persone nel Medioevo erano estremamente religiose e non avevano paura di passare a miglior vita. Per loro la morte era solo un inizio. Quindi, questa è una piccola selezione delle orribili malattie che erano diffuse nel Medioevo, un promemoria di quanto siamo fortunati ad avere accesso alla medicina moderna. Grazie per aver guardato questo episodio di Follia Medievale e ci vediamo la prossima settimana per un altro.